Siamo alla Fiera di Milano, più precisamente a Tutto Food, una delle più importanti fiere di settore. Qui le imprese italiane ed europee si presentano al mercato mondiale, presentando i loro prodotti di punta e le novità. La nostra azienda ha festeggiato l'anno scorso i 50 anni di attività di proprietà della famiglia Mengazzoli. È un'azienda che comunque ha origini ben più antiche, sappiamo che ha passato 30 anni di proprietà di una famiglia e altri 40 in proprietà di un'altra, quindi si può dire che risalga al secolo scorso. Siamo un'azienda di produzione di aceto, quindi di condimento, che però negli ultimi anni ha spaziato anche in altri prodotti. Infatti in questa manifestazione stiamo presentando dei prodotti piuttosto innovativi che sono un'evoluzione di un prodotto presentato un paio d'anni fa, che è il sale liquido. Il sale liquido è un sale complemento che può essere spruzzato direttamente sulle verdure per insaporire senza abusarne, perché l'utilizzo in spray, quindi liquido, ne consente un uso più adeguato. Lo sviluppo successivo a questo prodotto è stato appunto entrare nell'ambito degli insaporitori, quindi sale, aceto, uniti insieme per insaporire direttamente le pietanze, sia in fase di cottura oppure per diciamo il finissaggio, per dare l'ultimo tocco ad ogni piatto. Noi abbiamo fatto il passo inverso. Negli anni 70 si può dire che abbiamo intrapreso la nostra attività di esportazione, questo perché il nostro prodotto iniziava ad essere ricercato all'estero, identificato come prodotto di qualità, e quindi ci siamo diciamo spostati come commercializzazione più all'estero, fino ad arrivare quasi all'80% della nostra produzione rivolta a mercati europei ed extraeuropei. Oggi stiamo facendo un pochettino il passo indietro, ma non è molto corretto dire così, stiamo un pochettino ritornando in Italia e quindi stiamo aprendo dei nuovi mercati anche in Italia, soprattutto nel comparto delle specialità.